trascorrono l'intera giornata immerse nell'acqua fino al collo. In bocca stringono una cesta dove mettono le prede. Con le mani tastano il fondale fino a quando trovano i crostacei. Sono le pescatrici di gamberi. Le loro teste punteggiano lagune e fiumi del Tamil Nadu nel sud dell'India. Sono in gran parte vedove, molte a causa dello tsunami che ha devastato queste zone 4 anni fa. Altre sono state abbandonate dai mariti. E questo è il solo modo che hanno per sopravvivere. Questo è un lavoro massacrante. Ho 35 anni e ho dolori come una vecchia. Entro in acqua prima dell'alba per uscire nel tardo pomeriggio. Riesco a portare a casa circa 20-30 rupie al giorno, mezzo dollaro, a seconda della quantità di gamberi che trovo. Sono vedova, mio marito è morto alcuni anni fa. Ho 4 figli da mantenere e non ce la faccio a dare da mangiare a tutti. Nei 21 villaggi in cui lavoriamo ci sono circa 950 donne sole. E in che condizioni sono? Sono molto povere, tante ai limiti della sopravvivenza, devono anche mantenere i loro figli. Sono state escluse dagli aiuti governativi dopo lo tsunami. Perché una donna senza marito non è registrata come famiglia e quindi non ha diritto alla casa, alla pensione. Bimla Chandrasekhar, con la sua associazione ECTA, che significa unione, assiste quasi 17.000 donne in difficoltà nei villaggi più poveri. Attraverso l'associazione italiana CESVI e con gli aiuti raccolti da Media France e TG4 dopo lo tsunami, fa avere cibo, vestiti, assistenza medica alle famiglie più bisognose, a cominciare da quelle con disabili o malati mentali che spesso qui, per la vergogna, vengono tenuti segregati in casa. Seguiamo Bimla in una sua giornata di lavoro nelle campagne, dove vige ancora una società rigidamente tradizionale e patriarcale e la donna è priva di diritti. Queste sono le mie 2 figlie, lui è il mio bambino. Mio marito mi picchiava e abusava di me continuamente. Tornava ogni sera a casa ubriaco. Un giorno mi ha ferito con un coltello perché non voleva che mandassi le bambine a scuola. Nel cuore della notte ho preso i miei figli e sono scappata. La mia famiglia per questo non mi vuole più vedere. Ora vivo qui, sola. Faccio qualsiasi lavoro, dalle costruzioni al trasporto delle pietre. Ma non riesco a dare ai miei figli altro che questa zuppa. E lei, che ha 9 anni e i suoi genitori lavorano tutto il giorno nei campi. Per occuparsi dei fratellini aveva smesso di andare a scuola, poi, con il sostegno di ECTA, ha ritrovato la motivazione e ora i suoi genitori hanno accettato di farla tornare a studiare. Per migliorare le proprie condizioni, il primo passo è proprio quello dell'istruzione. Così Bimla si assicura che tutte le bambine possano frequentare le scuole e organizza corsi pomeridiani nei villaggi. Jai Priya! Balaji! Sabari! Kadiravan! Sivasakti! Ananam Palpuda! Ananam Palpuda! Ella Niramu Onneda! Ella Niramu Onneda! Ella Niramu Onneda! Ella Niramu Onneda! La tradizionale festa che precede un matrimonio. Quasi sempre gli sposi vengono scelti dalle famiglie nella ristretta cerchia dei parenti. Le donne giovanissime, gli uomini più maturi. Per la famiglia della sposa il pesante onere della dote, per la quale spesso ci si indebita. Per questo, quando nasce una bambina da queste parti,
molte famiglie la considerano una sventura. L'India è uno dei pochissimi paesi al mondo dove le donne sono meno numerose degli uomini. Per fermare il fenomeno degli aborti e degli infanticidi di bambine, da 20 anni una legge vieta ai medici di rivelare il sesso del nascituro. Quando è nata la mia prima figlia, mio marito mi ha detto che non potevamo mantenerla e che non l'avrebbe accettata in casa. Così in ospedale mi sono accordata con una coppia che cercava un figlio. Per 1000 rupie, 15 euro, gliel'ho data appena è nata. Non l'ho mai più vista, non so che fine abbia fatto. Dopo ho avuto un'altra bambina e ora sono di nuovo in attesa. Se sarà anche lei femmina, non so cosa faremo. Credo che la dovremo dare via. Mentre nelle grandi città dell'India moderna cresce il numero di donne avvocato, insegnanti, dirigenti, medici, nelle campagne sono relegate ancora ad accudire i figli e ai lavori più pesanti e umili. E contro di loro sono diffusissime le violenze. Sono stata alcuni giorni in ospedale per operarmi. Avevo lasciato mia figlia di 8 anni a casa con alcuni parenti. Quando sono tornata erano tutti sconvolti e lei non faceva che piangere e urlare. Mi hanno detto che un vicino l'aveva presa e violentata. Quando sono andata dalla polizia mi hanno risposto che non c'erano le prove, che se volevo un processo dovevo prendere un avvocato. Ma io non ho i soldi per un avvocato e quell'uomo che abita di fronte a casa mia è ancora lì, libero. Per le bambine e le ragazze vittime di abusi, violenze, incesti, orfane o poverissime, oggi c'è una speranza. Ci troviamo a Chillai e qui c'è la Casa della Consapevolezza per le ragazze. Come vedete è stata realizzata grazie all'Associazione Italiana CESVI, a quella indiana ECTA, con il contributo del telespettatori del TG4 e dell'Associazione Media Friends. Qui vengono accolte le ragazze rimaste orfane a causa dello tsunami di 4 anni fa o provenienti da situazioni difficili. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, and at home, cotton feels back home. In questa casa accoglienza le ragazze possono vivere protette, frequentare le scuole, disegnare, ballare, imparare diversi mestieri, ricostruirsi una vita. Qui diamo protezione ad una trentina di ragazze che non hanno più una famiglia o che non possono più restarci. Le facciamo andare a scuola, svolgere attività che le aiutano a prendere consapevolezze di loro stesse, dei loro diritti. La violenza domestica continua ad essere molto diffusa nonostante le tante leggi a protezione delle donne. È una questione culturale. In una società patriarcale come questa, gli uomini considerano le donne loro proprietà e pensano di poter fare tutto quello che vogliono. Se ci sono dissidi, semplicemente le donne vengono cacciate di casa senza alcun risarcimento e per loro è una condizione disastrosa. Non sanno dove andare, nessuno le vuole più sposare e le loro famiglie le rinnegano. Mi chiamo Satia, ho 14 anni. I miei genitori sono entrambi malati di AIDS e sono troppo deboli per andare a lavorare. E poi nessuno gli darebbe un lavoro, per questo non possono pensare a me. E così mi hanno portato qui, dove posso studiare senza gravare su di loro. Mi piacerebbe studiare all'università e diventare medico.